30 settembre, si voltò e li rimproverò. Nell'Antico Testamento, spesso il Signore si serviva del fuoco per educare il suo popolo. Il fuoco era considerato vera spada nelle mani di Dio. Era una spada infallibile, veniva, colpiva, decimava. Spesso però era una spada di crudeltà nelle mani degli uomini, i quali se ne servivano per distruggere intere città. Ora il popolo cominciò a lamentarsi aspramente agli orecchi del Signore. Gli udì il Signore e la sua ira si accese. Il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò una estremità dell'accampamento. Il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Taberà perché il fuoco del Signore era divampato tra loro. Numeri 11:1-3. Mosè disse: da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare tutte queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa. Se questa gente muore, non muoiono tutti gli uomini. Se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore opera un prodigio, e se la terra spalanca la bocca e li ingoia con quanto appartiene loro, di modo che essi scendano vivi agli inferi, allora saprete che questi uomini hanno disprezzato il Signore. Come egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si squarciò sotto i loro piedi. La terra spalancò la bocca e li inghiottì. Essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutti i loro beni, scesero vivi agli inferi, essi e quanto loro apparteneva. La terra li ricoprì ed essi scomparvero dall'assemblea. Tutto Israele, che era attorno a loro, fuggì alle loro grida, perché dicevano: la terra non inghiottisce anche noi. Un fuoco uscì dal Signore e divorò i 250 uomini che offrivano l'incenso. Numeri 16:28-35. Anche Elia si serve del fuoco per proteggersi dal re che lo cercava perché desiderava la sua morte. Per ben due volte fa discendere fuoco dal cielo, così lui attesta la sua verità di profeta del Dio vivente. Il Signore ascolta la sua voce e lo libera, lo salva. I messaggeri ritornarono dal re, che domandò loro: perché siete tornati? Gli dissero: ci è venuto incontro un uomo che ci ha detto: su, tornate dal re che vi ha inviati e ditegli: così dice il Signore, non c'è forse un Dio in Israele perché tu debba mandare a consultare Baal-Zebub, il Dio di Ecron? Pertanto, dal letto in cui sei salito non scenderai, ma certamente morirai. Domandò loro: qual era l'aspetto dell'uomo che è salito incontro a voi e vi ha detto simili parole? Risposero: era un uomo coperto di peli, una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi. Egli disse: quello è Elia, il Tisbita. Allora gli mandò un comandante di 50, con i suoi 50 uomini. Questi salì da lui, che era seduto sulla cima del monte, e gli disse: uomo di Dio, il re ha detto, scendi. Elia rispose al comandante dei 50 uomini: se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 50. Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi 50. Il re mandò da lui ancora un altro comandante di 50 con i suoi 50 uomini. Questi gli disse: uomo di Dio, ha detto il re, scendi subito. Elia rispose loro: se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 50. Scese il fuoco di Dio dal cielo e divorò lui e i suoi 50. Il re mandò ancora un terzo comandante di 50 con i suoi 50 uomini. Questo terzo comandante di 50 salì e, giunto, cadde in ginocchio davanti a Elia e lo supplicò: uomo di Dio, sia preziosa ai tuoi occhi la mia vita e la vita di questi tuoi 50 servi. Ecco, è sceso un fuoco dal cielo e ha divorato i due primi comandanti di 50 con i loro uomini. Ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi. Secondo libro dei Re 1:5-14. I discepoli sono ancora impregnati di mentalità veterotestamentaria. Anche loro vorrebbero risolvere i problemi con il fuoco che scende e distrugge. Ma Gesù non è venuto per far discendere dal cielo questo fuoco distruttore. Lui è venuto per un altro fuoco, per far discendere sulla terra il fuoco che è lo Spirito Santo. È il fuoco di Dio che distrugge l'uomo vecchio e fa rinascere l'uomo nuovo.
e il fuoco della Pentecoste. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Luca 9:51-56. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli santi, dateci questo fuoco vivo.